Siamo a Camerino, a distanza di 3 anni dal terribile sisma che ha devastato praticamente tutto il paese, una volta ricco, cittadina universitaria, oggi un paese fantasma. L'altro giorno c'è stato Papa Francesco, una visita importante. Purtroppo la città rimane ancora così. Di sera i pochi abitanti che sono riusciti a rientrare lasciano le abitazioni, la paura non è passata. Il paese è presidiato chiaramente dalle forze dell'ordine, dall'esercito, c'è una camionetta dell'esercito agli accessi ai varchi principali della piazza, che poi introduce alla visita del paese. Le viuzze sono tutte quante, come vedete, puntellate, tutte le case, tutti i palazzi, molti andranno purtroppo abbattuti. Camerino è rimasto un paese fantasma. A Camerino si vive abbastanza bene, si sta molto bene, si lavora solo per quello. Vi piacerebbe ritornare a casa vostra normalmente? Noi ci siamo a casa nostra. Ah, non avete mai lasciato? Noi no, perché siamo nella periferia, non siamo proprio qui del centro. Ah, nel centro. Okay. Allora fortunatamente non ci ha fatto niente il terremoto. È stato terribile però. Certo. Ricordate sì. Ancora? Sì, sì. Tutte le notti che vado a dormire. Certo, che ricordo. Che ricordo ci abbiamo? È un ricordo brutto. È brutto, sì, sì. Grazie ragazzi. Prego, ci vediamo. Grazie. Moltissimi i tesori storico-architettonici. Palazzi anche del 1300, come potete vedere, strutture meravigliose. Purtroppo completamente abbandonata. Ci sono edifici che purtroppo costa molto di più anche puntellarli. Ricostruirli non se ne parla proprio. Interventi, men che meno. Quello che vedete è il Duomo di Camerino. Come dicevamo in apertura del servizio, c'è stata domenica la visita del Santo Padre. C'era pochissima gente, questo va detto. Purtroppo c'era pochissima gente. La gente è scoraggiata. Questo è il palazzo della vecchia Università di Camerino. Noi in questi giorni stiamo seguendo un esperimento importantissimo. Camerino oggi. Per Napoli News Magazine, Sergio Angrisano.